Ok, buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo incontro serale. L'argomento di oggi è un po' insolito per il settore caprino perché quasi mai si sente parlare di analisi dati, software, gestionali specifici per questo settore, ma grazie alla collaborazione con Uniformagri, società internazionale che sviluppa, vende e supporta software di gestione di stalla per allevatori in tutto il mondo, abbiamo deciso di proporre questo incontro per farvi conoscere e capire l'importanza della corretta gestione dei dati in allevamento. Oggi qui con noi c'è il medico veterinario, dottoressa Maria Luisa Cercello, responsabile Italia per Uniformagri, che ci presenterà un gestionale innovativo pensato proprio per il settore caprino. Come sempre, avete la possibilità di fare domande, chiediamo di farle alla fine della presentazione, e avete la possibilità di fare le domande sia a voce, aprendo il microfono, sia di scriverle in chat, che è quel fumetto che vedete che si trova in basso a destra. Alla fine dell'incontro, comunque nei prossimi giorni, vi invieremo le slide e poi l'incontro verrà anche pubblicato sui canali YouTube di Capri.it e Uniformagri. Grazie ovviamente a tutti voi per la presentazione, per la partecipazione. Grazie ad Uniformagri e niente, lascio la parola alla dottoressa Maria Luisa Cercello. Grazie, grazie mille Irene, grazie a tutti per esservi collegati e di aver trovato del tempo per noi stasera. E ringrazio soprattutto Marta e Irene per avermi ospitato sulla loro piattaforma capre.it. Io sono Maria Luisa Cercello e vi parlerò appunto della mia azienda e del gestionale di stalla che abbiamo sviluppato per il mondo degli ovicaprini da latte. Vi faccio vedere giusto qualche breve. Una piccola presentazione, una decina di slide e poi vi faccio vedere il programma proprio live. Allora, partiamo da. Aspettate un attimo che non so ora come far andare. Ecco, partiamo dall'azienda che rappresento. L'azienda si chiama Uniformagri ed è un'azienda olandese. È stata formata nell'86, la sede principale è ad Assen, che è in Olanda. Che forse conoscete perché c'è il circuito di MotoGP, perché io lo conoscevo, l'avevo sentito nominare solo per quello. Siamo più di 100 dipendenti in tutto il mondo, siamo presenti con dei team nazionali in tutti i paesi, qui in Italia siamo due colleghi. Abbiamo più di 17.000 clienti in tutto il mondo e facciamo parte della holding della Val, che probabilmente conoscete, è un'azienda che produce impianti di mungitura e la nostra azienda, appunto, fornisce soluzioni informatiche, nello specifico software, col fine di supportare gli allevatori, e i loro fornitori in tutto il mondo e creare un business sostenibile e redditizio per tutti. E per sostenibile non mi riferisco solo ovviamente alla sostenibilità ambientale, di cui si fa tanto parlare giustamente ultimamente, ma anche una sostenibilità in termini, economici e di impresa. Io, scusate se in questa foto sono con delle bovine, come vi dicevo, sono Maria Luisa Cercello, sono responsabile per l'Italia e sono in uniform dal 2020. Non a caso devo dire, sono vicino a delle bovine, a delle frisone olandesi in questo caso, perché in realtà il core business, quindi il prodotto principale della nostra azienda è il software per bovine da latte. E da lì, da qualche anno, ci siamo spinti o stiamo cercando di spingersi nel settore, di spingerci nel settore dei piccoli ruminanti. Questi sono i nostri prodotti, come si presentano. Quindi il programma su PC, che può andare anche su tablet, ma abbiamo anche come applicazione per tablet e per cellulare o anche su PC portatile. Produciamo, come vi dicevo, come prodotto principale un software per allevatori di bovini da latte, per allevatori di bovini da carne, linea vacca al vitello e per ovicaprini. Il software praticamente si collega a tutti gli altri sistemi eventualmente presenti in stalla. Vi ho messo qui giusto qualche brand principale, sono sicuro che ne conoscete almeno uno di questi. E di fatto come funziona? È un programma a tutti gli effetti presente sul vostro PC,
o sul vostro cellulare, nel quale scrivete i dati relativi ai vostri animali. Così come li scrivete, i dati vanno negli eventuali altri sistemi collegati, che possono essere sale di mungitura o in ambito bovino attivometria, autoalimentatori, e da questi sistemi vanno, quindi in linea, in doppia linea, vanno al programma. Quindi cosa succede? Per farla breve, il vostro animale partorisce, lo scrivete nel programma, il programma lo invia alla sala di mungitura, l'animale viene munto e vi fa X litri, quegli X litri, i dettagli su quei litri prodotti vengono trasmessi al programma e quindi collezioniamo tutto in un unico programma. Come si presenta il programma Ovicaprini? È questo qui, quindi quella che vedete a sinistra è la versione per il computer che vi farò vedere a breve. Quali sono gli strumenti che trovate all'interno di un gestionale? Trovate strumenti che vi analizzano il vostro gregge in termini di riproduzione, quindi non so, i tassi di concepimento, i tassi di gravidanza, la pianificazione dei parti, sia la vostra una stalla che destagionalizza come fosse una che non destagionalizza. Qualora gestiate i vostri animali con inseminazione artificiale, potete gestire il magazzino seme, quindi le dosi da voi acquistate, con eventuale prezzo e su quali animali li avete utilizzati. Tutto ok? Vado? Ok. Io a posto. Ok. Trovate sicuramente degli strumenti di monitoraggio delle vostre produzioni latte, con possibilità di stoccaggio dati, quindi possibilità anche di confronto di produzioni delle lattazioni passate con quelle. Potete sicuramente monitorare lo stato di salute del vostro gregge, sia in termini di salute vera e propria, sia in termini di costi, inserendo gli eventuali costi di vaccinazioni, interventi veterinari, eccetera. Nell'ambito salute e trattamenti è presente anche una parte di analisi delle cellule somatiche, perché siamo collegati anche, abbiamo la possibilità di essere collegati col SIA Leva e quindi importare i controlli funzionali. Potete analizzare e gestire i farmaci che utilizzate e fare analisi sugli animali eliminati dal gregge. L'app si collega anche con i lettori di transponder, quelli che in inglese chiamiamo stick reader. Su questo argomento mi sono già confrontata con Marte Irene. In Italia non è una realtà molto diffusa al momento, secondo la loro e anche la mia esperienza, dico la verità. Non so la vostra, poi magari dopo ne parliamo. Esistono comunque questi lettori di transponder che possono essere collegati all'app. Quindi, non parli con me, scusami Marta. Quindi leggiamo il lettore col lettore di transponder e leggiamo l'animale 341. L'animale 341 ci si apre la scheda sul cellulare, quindi abbiamo tutti i dati relativi all'animale in questione. Vi ho elencato i brand con i quali ci colleghiamo. Per quanto riguarda gli altri sistemi, vi dicevo, abbiamo la possibilità di importare i controlli funzionali dal SIA Leva per chi è iscritto SIA Leva e per chi effettua controlli funzionali. C'è anche la possibilità, che non abbiamo ancora testato, di un collegamento diretto via LactoSync, che è un altro programmino dell'associazione allevatori. In campo abbiamo già clienti che hanno sale di mungitura dei brand che leggete collegati, di cui quindi importiamo i dati di mungitura. E questa è la situazione al momento per quanto riguarda Uniformagri in ambito ovicaprino. Questa era una piccolissima presentazione generica, e
e probabilmente vi ho riempito la testa di chiacchiere un po' astruse. Vi ho comunque preparato una slide appunto di ringraziamento e se al momento ci sono già qualche domanda, vogliamo fare una piccola sessione di domande. Lo step successivo sarà cambio la schermata e vi faccio vedere il programma come si presenta live e ci giochiamo un po' su. Ci sono delle domande al momento? Al momento no. Curiosità? Ok, perfetto. Allora datemi giusto un secondo, esco da qui. Aspettate un Sì. attimo che. Ok, Marta, mi dai conferma per favore di vedere lo schermo e di vedere il programma? Io vedo ancora le slide. Ah, allora aspetta, mi sa che faccio termina. Sì. Aspetta un attimo, perdonatemi solo un secondo. Ok, ora non si vede più nulla. Condividi, datemi veramente un secondo. Nel frattempo è uscita una domanda. Sì, Sì, dopo. non. Fai pure. Sì, solo un secondino. Allora, faccio così allora, vediamo se condivisione schermo. Non condividi contenuto. Non ho la Vedi il possibilità. programma? Non lo Sì, vedi? vedo il programma, Cioè, ma non ho la quando fai possibilità. condividi, intendo, non vedi Sì, la. non ho per esempio Excel, Google Prova Chrome. a fare condividi schermo, non va? Ecco, Vediamo. adesso si sta. Ok, Ok, adesso si vede. ditemi. Sì, Vedete il si programma? vede. Sì. Perfetto, perfetto. Scusatemi, scusatemi. Niente, niente, È la prima niente. volta che utilizzo questa piattaforma, perdonatemi. Sì. Allora, questo è il programma. Ho scelto un gregge un po' grande, adesso ve lo faccio vedere insieme. Allora, questo è il programma. Siamo nell'azienda demo, un'azienda, e questi sono i dati reali che ho messo in una situazione ovviamente demo, e siamo in una stalla, vedete, in prima riga, sommario gregge. Nei bottoncini marroni abbiamo il sommario della stalla intera. Quindi siamo in una stalla di 439 capre e 246 caprette animali giovani. Questa stessa composizione nei bottoncini colorati è divisa per stato riproduttivo. Quindi io oggi, 9 maggio, ho di queste capre, ho di questi, del totale di questi animali, ho 422 animali vuoti che quindi mi hanno partorito da poco. Ho 0 inseminati in giallo, 0 gravide positive in verde, 0 gravide negative in rosso, 0 animali sterili in nero e un animale nascita in arancione. Come mai ho questa discrepanza negli stati riproduttivi? Perché, tornando anche a quanto ci diceva Gabriele prima, questa stalla che vi sto facendo vedere è una stalla che non destagionalizza e fa un'unica stagione dei parti, adesso praticamente tra gennaio e marzo, l'ha appena finita, ecco perché ho tantissimi animali in lattazione al momento. E non ne ho in asciutta, questa è una stalla che ha deciso di optare per questa strada. Quindi nella parte superiore dello schermo ho il sommario, come vi spiegavo, tutti i bottoncini sono cliccabili, quindi non so, clicco qui sul bottoncino, ho tutti i miei animali con il loro colore blu che li contraddistingue per lo stato riproduttivo, la data dell'ultimo parto, vedi, sono animali adesso questi che hanno partorito l'8 marzo, quindi da 62 giorni, da quanti giorni sono in mungitura qui nella colonna giorni in mungitura, eccetera. Posso aprire anche la colonna degli animali in asciutta. Questo non è un animale in asciutta, è un animale che doveva partorire ad aprile, in realtà già partorito, l'ho lasciato lì perché dopo vi voglio far vedere come si fa a far partorire un animale nel programma, o meglio, a segnare il parto dell'animale. Quindi vedi, tutti i bottoni sono cliccabili. Questi sono gli animali a cui abbiamo dato diagnosi di gravidanza negativa.
Nella seconda linea delle attenzioni abbiamo le azioni previste, appunto al momento abbiamo un solo parto previsto perché abbiamo superato ormai la stagione dei parti, abbiamo i controlli di gravidanza una sola per lo stesso motivo, altrimenti avremmo dei numeri più alti se fossimo, non so, a inizio gennaio. Nella parte in basso dello schermo invece abbiamo degli indici di produttività o di performance. In questo caso ne abbiamo due grafici legati alle produzioni latte, una totale e un'altra per capra per giorno. Questi dati ci arrivano dalla sala di mungitura collegati. In questo caso abbiamo una sala di mungitura collegata che ci invia i dati. Ora vi faccio vedere anche come. E poi abbiamo altri valori legati alla riproduzione, per esempio l'interparto, la media giorni mungitura, eccetera. Questa è la dashboard, quella che state vedendo. E corrisponde a questo grafico a torta qui. Sotto il grafico a torta abbiamo la testa di questa bella Sanen, di questa bella capretta bianca, e si accede al menu principale. Tutti questi bottoncini che vedete sono cliccabili e sono si accede a dei sottomenu. Quindi abbiamo la parte principale con i dati del gregge, abbiamo la parte riguardante le produzioni, la fertilità, la salute, i becchi, l'alimentazione, il collegamento con gli altri sistemi, come vi dicevo. Nella parte della produzione latte, essendo questa un'azienda connessa all'impianto di mungitura, abbiamo dei dati appunto che ci arrivano da lì. Ad esempio, nel misuratore latte abbiamo le mungiture. Allora, questo database l'ho preso il 19 aprile, quindi è fermo a quella data. Quindi vedete che avete la vostra produzione giornaliera per animale. Le colonne sono cliccabili e quindi tutte quante le possiamo ordinare in ordine crescente e decrescente, un po' come le colonne di Excel. Quindi qui ho la produzione giornaliera per animale, eccetera, eccetera. Posso andare indietro nei giorni e andarmi a vedere le produzioni dei giorni precedenti, sempre divisi per animale. Qualora volessi andarmi a vedere un dettaglio, questo ovviamente riguarda tutti i miei animali in mungitura, e ho il dettaglio qui sotto che in data 14.04 ne ho munti 3.50, c'è una piccola variazione giornaliera, in data 12.04 ne ho munti 3.78, ma invece se io volessi vedere le produzioni di quel singolo animale, faccio un doppio clic sull'animale, si carica la scheda animale e posso andarmi a vedere le mungiture di quell'animale. Che sono? Queste sono le mungiture giornaliere per data, questi sono i dati sulla singola mungitura, quindi a che ora lo munta, alle 7.02 del mattino, alle 18.23 del pomeriggio, qual era il suo flusso e quanto è durata la mungitura del singolo animale. Tutto questo per tutti gli animali che ho in mungitura. Siamo all'interno qui della scheda animale, stavamo parlando della produzione latte, ma io di questo animale ho anche i dettagli di tutta la sua vita riproduttiva. Ho i dettagli attuali, quindi non so, è un animale che ha partorito l'803, posso andarmi a vedere la data di nascita, e è un animale del 2021, in che gruppo ce l'ho in questo box 1, che trasponderà, il traspondere è quello che ci permetterà la comunicazione con la sala di mungitura, eccetera. Torniamo al menu. Quindi vi ho fatto vedere giusto a caso un menu all'interno della produzione latte, non so, all'interno di salute e trattamenti, quindi tutta la parte della gestione sanitaria della nostra azienda, posso gestire l'acquisto dei medicinali, il magazzino medicinali, posso andarmi a segnare gli eventuali casi di mastite o gli eventuali altri trattamenti che ho effettuato sui miei animali. E qui mi faceva piacere farvi vedere questa parte, qui posso andarmi a vedere un po' le cellule somatiche, se mi sono importate i controlli funzionali, se le ho fatti e se me li sono importati. Questa schermata praticamente, poi dopo ne parliamo, magari mi dite se li fate, aspettate che sposto un attimo, se li fate, se siete iscritti a AIA, eccetera,
In questa schermata io ho il confronto in termini di cellule somatiche degli ultimi 6 controlli funzionali della mia azienda. Quindi ho il controllo funzionale di ottobre, di novembre, di gennaio, di febbraio, di marzo e di aprile con le cellule somatiche. Anche in questo caso tutte le colonne sono orientabili in senso crescente e decrescente. Quindi ci clicco sopra, questo ovviamente in senso crescente, avrò prima i numeri più bassi o i numeri più alti, che noterete in colori diversi. I colori violetti, se andate col mouse sopra ve lo dice, si tratta di un'infezione cronica, ovvero quell'animale aveva le cellule somatiche anche il mese precedente. L'infezione rossa, l'infezione nuova è in rosso, ovvero non li aveva il mese precedente e ce l'ha questo mese. L'infezione verde, scusatemi, la colorazione verde è l'animale guarito, non l'aveva il mese, le aveva alte il mese precedente, le si sono abbassate il mese successivo. Evidentemente l'ho trattata, non so, vabbè, in questo caso poi le si sono anche rialzate. Questa visualizzazione ce l'ho sotto forma di tabella, sono dati che ho importato dal controllo funzionale, ce l'ho sotto forma di grafico. Quindi questa è la mia stalla divisa, ho gli animali divisi in base alle quantità di cellule somatiche secondo gli scaglioni indicati qui. Posso dividere e andarmi a controllare gli animali solo di prima lattazione, ad esempio, solo gli animali di seconda, solo gli animali dalla terza in poi, ho tutti gli animali. E ho poi anche tutta un'altra serie di confronti delle cellule somatiche, ad esempio ho l'andamento delle nuove infezioni. Ho le cellule somatiche al primo controllo funzionale postparto, ho un andamento delle cellule somatiche negli ultimi 2 anni, posso andare a vedermi un sacco di robine interessanti per quanto riguarda le cellule somatiche. Questo giusto per darvi un'anteprima, giusto una piccola presentazione del menu salute e trattamenti. Nel menu fertilità ho varie anteprime riguardanti la fertilità, ho la possibilità di vedere la pianificazione dei miei parti, quindi andarmi a vedere i parti previsti per mese. Ovviamente qui i numeri saranno molto diversi a seconda se siamo in una stalla che stagionalizza o non destagionalizza o non destagionalizza. Posso gestire, come vi dicevo, i becchi, quindi il seme che utilizzo, dei quali posso anche gestire il magazzino del seme, in questo caso non dovrebbe, infatti ricordavo non lo utilizzassero, in questo caso non so, io potrei avere nome Becco Giovanni, numero di lotto, quante dosi ho comprato, quanto costa ogni singola dose, eccetera, eccetera, e quindi avere anche un po' di informazioni economiche. Quindi ricapitolando, grafico a torta, schermata principale, testa della capra, menu con i vari sottomenu, la terza iconcina che ho qui invece è un'iconcina del telefono che praticamente permette la sincronizzazione di tutto quello che vedete qui con l'app sul vostro cellulare. Quindi tutto quello che fate qui va all'app, tutto quello che fate nell'app va qui. Come vi dicevo, avevo lasciato questo animale qui in asciutta perché mi faceva piacere farvi vedere come funzionava nella pratica, perché tante belle parole, ma che cosa devo fare con un gestionale? La parte sicuramente che utilizzo di più del gestionale, al di là della parte di analisi, è la parte dell'inserimento dati, perché uno strumento può avere gestionale o comunque qualsiasi programma può avere tutte le strumentazioni del mondo, se non ci metto dentro dei dati da analizzare, non me ne faccio nulla. Quindi, quello che l'allevatore che la utilizza fa tutti i giorni è sicuramente andare qui su eventi, non a caso giornalieri, e quindi inserire quello che è successo quel giorno in stalla, sia che ha fatto delle asciutte, delle diagnosi di gravidanza, delle inseminazioni, quello che è. Tutti gli eventi possono essere inseriti per singolo animale o per gruppi di animali. E qui vedete un po' di eventi che posso inserire. Diciamo che in particolare in una situazione come una stalla del genere, che è una stalla che non destagionalizza, io mi posso
trovo in dei periodi dell'anno in cui, come quello appena trascorso appunto, in cui devo inserire, non so, anche 30 parti in un giorno, in uno stesso giorno. Quindi cos'è che faccio? Posso scegliere di andarmi a inserire il parto singolo qui, aspettate che non mi ricordo il numero dell'animale, 59876. Quindi cosa faccio? Mi segno l'animale. 59876. E gli va e vado a inserirmi il mio bravo parto che c'è stato ieri. Quindi dirò che è nato un animale, che le condizioni, che non c'è stato nessun problema. Perdonatemi, non inserisco nessun commento e vado avanti. Quindi mi dirà, il programma mi chiederà dei dettagli sull'animale nato. Adesso ho cliccato io, ho segnato che è un maschio, lo tengo in gregge, sì, la matricola la posso assegnare in un secondo momento, il numero aziendale adesso gliene assegno uno a caso, il nome lo posso assegnare in un secondo momento, il colore del pelo lo posso segnare se ne ho voglia e nelle note posso segnare eventuali note, ok. E ho segnato quindi parto, madre e figlio. Bello, molto bello, ma torniamo a una situazione in cui ho 30 parti da inserire, insomma, un po' lunghetta come situazione, motivo per cui in quel caso io mi vado a inserire la serie di parti da qui, quindi so quali sono gli animali che mi hanno partorito e me li segno in gruppo. Quindi, ad esempio, questo animale qui che ha partorito sempre l'altro ieri, mi ha fatto un capretto vivo, nessun capretto morto, scusatemi, non me l'ha preso, l'ho segnato male. Poi ancora mi ha partorito anche quest'altro, che me ne ha fatti tre, poi mi ha partorito ancora un altro, che me ne ha fatti due, mi ha partorito ancora la 59981 che mi ha fatto un vitello vivo e uno purtroppo, è un vitello, perdonatemi, un capretto vivo e uno purtroppo è deceduto, mi ha partorito ancora quest'altra, nella, scusatemi, non l'ho segnato bene, che me ne ha fatti altri due, e via dicendo, salvo i dati, fine, e ho segnato in gruppo una serie di animali partoriti. Stesso discorso se devo segnare le asciutte, stesso discorso se devo segnare le diagnosi di gravidanza o qualsiasi altro evento succeda, ho sempre la possibilità di segnarlo in caso singolo e in caso di e per gruppi di animali. È vero che vi sto facendo vedere un gregge abbastanza grande, ma questi numeri sono assolutamente relativi, nel senso 439 animali in questo gregge, ne potrei avere 39, ne potrei avere 9, insomma non cambia nulla. Il concetto fondamentale è che ho un sistema che mi permette di monitorare l'andamento dei miei animali, le produzioni dei miei animali, la fertilità dei miei animali, e la salute dei miei animali e di avere anche io la possibilità di analizzare la mia attività non sulla base di una sensazione soggettiva, ma sulla base di un dato oggettivo e vedere se ho sicuramente ho e dove ho dei margini di miglioramento. Io adesso mi fermo un attimo, se vi fa piacere, aprirei uno spazio domande lasciando se vi va il programma sotto, così se le domande riguardano il programma possiamo anche andare a vedere, insomma, qualche parte del menu, non so, insomma, ce lo andiamo a rivedere insieme. Che ne pensi, Marta, Irene? Sì, benissimo. Ci sono già alcune domande in chat. Ok. Allora, per quanto riguarda la fertilità, calcola le parentele. Cioè, ha un dato relativo alle parentele? Allora, degli animali tu hai l'albero genealogico.
Ora ti faccio vedere. Andiamo su un animale a caso. Quindi, ad esempio, andiamo, non so, su un animale a caso. C'è, se ti ricordi, col doppio clic sull'animale io accedo alla scheda animale. Nella parte pedigree, io adesso non so se qui ho qualche dato, non ce li ho. Allora, avrei il nome madre, nome padre e il nome e la matricola, quindi della madre e del padre, e ho la matricola dei discendenti. Visualizzabile sia qui sotto forma di scheda, questo cliente purtroppo non lo inserisce, che in questo caso guarda sotto forma di albero genealogico. Quindi tu immagina qui sempre l'albero che si dirama. Quindi ho la possibilità di risalire alla parentela qualora io lo volessi. Se la tua domanda invece era in riferimento al toro utilizzato, quindi sapere se ci fosse consanguinità, in quel caso c'è la possibilità di inserire dei piani di accoppiamento, ovvero io decido di inserire quel toro come preferito per determinati animali piuttosto che per altri, e il programma me lo suggerisce nel momento in cui devo effettuare l'inseminazione. Questo è il tipo di parentela che il programma ti riconosce e sui quali ti dà allerte. Io non so se ti ho risposto alla domanda, non so se vuoi aggiungere altro, vuoi intervenire. Valeria. Sì, faccio prima così, se mi senti. Ok, sì. Ciao Valeria. La mia domanda era più che altro perché, ok, noi abbiamo il pedigree di tutti gli animali, Sì. quindi io che ne so, inserisco il becco in un gruppo, però senza andare a rivedermi la genealogia di tutti gli animali, cioè mi dice, attenzione, hai delle, che ne so, consanguinità, è parente di determinate capre, cioè questa secondo me è una cosa molto utile, di modo che tu hai un software che ti fa il lavoro che tu dovresti fare a guardare la carta. Sì, ho capito la tua domanda. No, non c'è un'allerta in tal senso. Sai, quando metti il becco nel gruppo, hai davanti l'elenco degli animali di quel gruppo, e volendo dovresti eventualmente spostare quelli per i quali sai che c'è consanguinità, però no, non hai un'allerta in tal senso. Ok, perché so che per le frisone cioè, si usa cioè, avere i sistemi che ti calcolano l'inbreeding. Sì, Quindi, e cioè. però hai ragione, però funzionano con l'importazione dei piani di accoppiamento, ovvero cosa succede? Di solito, ti parlo in ambito bovino, di solito i genetisti, ditemi se succede anche in ambito caprino, non sono preparata, i genetisti preparano dei fogli, CSV, insomma, delle schede in cui assegnano ad ogni vacca, ad ogni manza, un toro di prima, seconda e terza scelta, proprio in base all'inbreeding. Quindi, quando tu devi inseminare la vacca 31, il programma ti dirà, in base al piano che hai fatto, che ti ha fatto il tuo genetista, la vacca 31 la puoi inseminare con Tizio, Caio e Sempronio. Chi vuoi utilizzare? Da noi il lavoro del genetista lo fa l'allevatore. Cioè, Hai perché tu comunque ragione. hai detto, soprattutto per il fatto che facciamo tantissima manta naturale, perché arrivare al 100% di inseminazione artificiale, come per i bovini, è ancora fantascienza per noi. E, cioè, oltre i costi, ma la riuscita e varie cose. E quindi, cioè, avere, io per dire, creo il gruppo con le 50 capre che vanno col becco, devo controllare se lì ha delle sorelle, delle già figlie, perché magari è il secondo anno che uso il becco, quindi se voglio fare degli accoppiamenti fatti bene, cioè devo tirare fuori gli animali che sono imparentati Hai comunque. ragione, però a maggior ragione se sono figlio o sorelle, tu hai modo di risalire a quell'animale. Io tu ora. Sì, che c'ho. Ho modo, però devo passare un pomeriggio sulla carta a fare questo. Sì, col programma no, perché cioè col programma non lo passi sulla carta, nel senso che aprendo la tab pedigree te lo vai a vedere abbastanza velocemente. Sì, confermo che è un lavoro che nel caso devi fare animale per animale. È questo che. Qualora non volessi già prepararti, ti faccio vedere. Vedete sempre lo schermo, vero? Sì. Sì? Qualora non volessi pianificarti gli accoppiamenti da qui, vedi? Da qui tu hai tutti gli animali della tua mandria e puoi assegnargli semplicemente il nome del becco di prima scelta, seconda scelta e terza scelta. Quindi quando tu fai i gruppi,
Potresti anche farli in base al becco, non so, segni qui giallo Tizio, blu Sempronio e verde Giovanni, e poi ti dividi gli animali per gruppi in base al becco che hai scelto di assegnargli, ovviamente anche sulla base di caratteristiche di inbreeding, oltre che altre caratteristiche che sicuramente hai preso in Sì. considerazione. Però. Aiuterebbe avere in questa schermata anche perlomeno madre e padre delle capre. Allora, sì, madre e padre delle capre, se il programma ce le ha, puoi aggiungerle, credo, in proprietà. Aspetta che devo spostare. Non mi ricordo se lo puoi aggiungere. Non mi ricordo, ma credo tu. Allora. Io credo, però ti confermo, confrontandomi con i miei programmatori, che la colonna consanguinità ti dà una percentuale di consanguinità di quell'animale, premesso che tu abbia all'interno i dati del pedigree. Non sempre avviene, dalla nostra esperienza, soprattutto lì dove c'è un tasso di eliminazione, quindi di sostituzione animali molto alto. Perché magari vengono comprati molti individui adulti nuovi, dei quali magari non viene inserita la genealogia e quindi spesso è un dato mancante. Ok, no, beh, io appunto adesso le domande che faccio sono inerenti a quello che è la mia realtà e al tentare di Certo. dover utilizzare un gestionale, perché cioè, a me interesserebbe avere un gestionale che mi facilita la vita Tu? e soprattutto Assolutamente. mi fa fare molta meno carta. Assolutamente, quello è quello lo scopo. Però appunto cioè, vedo quello che a me servirebbe, ma in questo momento manca, ecco. In questo momento su questo argomento posso aiutarti fino a qui. Però, insomma, se può consolarti, non sei la prima che mi solleva questa mozione sulla consanguinità. Perché alla fine è utile, perché Giustissimo, hai ragione. Hai cioè, assolutamente ragione. lavorando con i becchi in casa, cioè comunque in monta naturale è molto facile avere della consanguinità, quindi ti facilita un po' la vita, ecco, se il sistema ti dice queste cose qua. Sono assolutamente d'accordo con te. Vuoi fare anche l'altra domanda, Valeria? Sì, volendo sì. Ho chiesto anche se per la parte dei farmaci, eccetera, si comunica con Vetinfo. No. No. No, Vetinfo è un canale ufficiale ed è un software che non ha collegamenti con software esterni, con nessuno, né col mio né con nessun altro. E no, quello ti serve più che altro come gestione magazzino tua. Sì, beh, Non, pensa appunto. che neanche sia Alleva, che è il software dell'associazione allevatori, non so se tu sei socia o Sì, meno, sì. sei socia e sai che neanche sia Alleva comunica con Vetinfo. Ufficialmente per questioni di delicatezza del dato, perché sai quanto è importante in termini di tracciabilità, in particolare sull'utilizzo degli antibiotici, insomma, siamo abbastanza sotto l'occhio del riflettore nella zootecnia sull'utilizzo del farmaco, ma lo saprai meglio di me. E quindi per questioni di sensibilità del dato non c'è comunicazione di Vetinfo con nessun altro sistema esterno. Ok, non era giusto per capire a livello di Questa è modifica. in Italia, ti dico perché all'estero, per esempio in Inghilterra, il nostro software è connesso al software di gestione del farmaco nazionale, cioè l'equivalente del nostro Vetinfo. Però questa è una situazione che cambia da nazione a nazione. In Italia il sistema, l'applicazione della legge europea è particolarmente stretto. Ok. Va bene, poi boh, se vuoi faccio l'ultimissima domanda. Cioè, anche altri eventi, tipo, che ne so, il taglio delle unghie, piuttosto che Sì. cioè, qualsiasi cosa può essere inserito. Sì. Poi. Creare il trattamento che si chiama pareggio o vaccinazione o non so,
tosatura, quello che ti pare, lo inserisci, decidi a quali animali assegnarlo, quindi farlo, e ti resta nella scheda animale con data 805, pareggio e eventualmente anche il motivo. Ok, perfetto. Grazie, Valeria. A te. Giuseppe chiede, per le multe saltate, ad esempio per animali non riconosciuto, che calcolo effettuano per stimare la produzione? Allora, il calcolo si chiama interpolazione, una parola difficilissima che ho imparato dai miei programmatori, perché figurati, sono medico veterinario, quindi di queste cose ne capisco quanto mi dicono loro, però è un calcolo che viene fatto sulla media delle mungiture degli ultimi 7 giorni, cioè dei 7 giorni precedenti. Quindi il programma ti calcola la media dei 7 giorni precedenti, lo, come dire, lo... pondera al giorno in questione, anche in base al momento dell'adattazione, e ti fa il calcolo. È una cosa che ci è successa spesso ed è stata una richiesta che è venuta dal campo, perché è successo spesso che le capre saltano la posta, ne entrano due nella stessa posta e quindi la lettura del trasponder magari si sovrappone. Ecco perché abbiamo inserito questo sistema di calcolo. Spero di averti risposto. Come vengono gestite le lattazioni lunghe? Allora, la lattazione lunga viene gestita in maniera normale, nel senso l'animale partorisce, entra in mungitura e finché lo mungi, fosse anche che lo mungi per 100 grammi di latte, il dato viene conservato, inserito nel sistema e conservato sia nella produzione giornaliera totale che nella scheda del singolo animale. Ok. Nel caso di gestione della riproduzione con riconoscimento mediante transponder, posso aprire la scheda del soggetto dove inserire i vari controlli, cioè nella scheda del soggetto posso inserire altri dati tipo BCS, eccetera, controlli Sì. ecografici. Sì. Controllo ecografico con data e esito dell'ecografia. Il BCS, sì, lì è un dato che devi inserire manualmente perché non hai modo di importartelo da nessun sistema, purtroppo, al momento. Ti volevo far vedere la scheda animale. Te la apro da qui. Allora, andiamo su un animale che non sia demo. Aspetta, ecco questo ad esempio. Allora, nella parte riproduzione, adesso qui non so quanti dati, vabbè, in questo caso non è, le diagnosi di gravidanza non le inserite, ma qui avresti, non so, in data 9-11, diagnosi di gravidanza, esito positivo. Nella parte qui, salute e trattamenti, hai tutti i trattamenti effettuati. Come diceva anche Valeria, non so, pareggio, vaccinazione, utilizzo dell'antibiotico XY per mastite, utilizzato per esempio per 3 giorni, eccetera. Tutto. E vedi qui in basso, vedete che avete anche delle colonne relative ai costi, siano sanitari, utilizzo dei medicinali, eccetera, con un totale, quindi tu hai anche un resoconto di quanto ti sta costando quell'animale, e qui invece hai un piccolo promemoria qualora stessi trattando l'antibiotico dei giorni in cui separare il latte, quindi relativi alla sospensione di quel farmaco in questione. Gli spostamenti sono gli spostamenti tra i vari gruppi o eventuali vendite e acquisti, pedigree ve l'ho fatto vedere, produzione latte, lattazioni, qui sono i dati che arrivano dai controlli funzionali. Qui ho i dati relativi al peso, parlavamo di peso e BCS, ho la possibilità di inserire dati di peso e di BCS, vedi data oggi, segno il peso, eccetera, e in base a, inserire peso non gliel'ho dato giustamente, in base ai dati inseriti io il programma mi calcola la media della crescita e mi crea anche la curva di crescita dell'animale, che vedrete visualizzata in verde. In questo caso, questo allevatore non gli inserisce dati relativi al peso. Se non sono abbastanza esplicativa nelle risposte,
fatemi un cenno, perché non vi vedo e non vi sento, quindi Ok, insomma, ci fatemi siamo dei comunque. cenni. Allora, i controlli funzionali vengono inseriti in modo automatico, cioè entrano nel programma in modo automatico? Allora, i controlli funzionali possono entrare in maniera manuale, ma non vuol dire che io devo inserire ogni dato per ogni animale, semplicemente importiamo con un pulsantino il file che ti manda l'associazione allevatori, lo importiamo automaticamente. L'altra opzione è di importarlo via, in questo caso che ti ho appena descritto, tu praticamente premi un bottoncino ogni volta che ti arriva il controllo funzionale, una volta al mese, una volta ogni 40-50 giorni. Nell'altro caso, via LactoSync, viene importato automaticamente. Questo però prevede che il tuo database all'interno di SIALEVA sia perfettamente allineato con quello presente in Uniform, cioè che la capra 4857 in Uniform sia la stessa che c'è in SIALEVA, e quindi i programmi matchano al 100% e quindi l'importazione avviene del tutto automaticamente via LactoSync. Il giorno in cui il controllore ti carica i controlli su SIALEVA, ce li hai anche su Uniform. Ok, puoi ricordare il nome del programma di suggestionale? Uniform Agri, Ah, ok. Uniform Goat in questo caso è scritto qui su. Ok. Oltre ai controlli funzionali possono essere importati anche gli indici? La valutazione morfo-funzionale? Valeria, cosa intendi? Sì, tutte le valutazioni, gli indici che troviamo comunque sul sito di Assonapa, eccetera. No. Io ti riesco a importare dentro le colonne, tutte le colonne presenti nel controllo funzionale, quindi relative al controllo del latte, quindi grasso, proteine, rapporto grasso-proteine, urea, cellule somatiche, quelle colonne lì per intenderci, perché quello è il formato di file che importiamo. Ok. Per poter fare un confronto tra capre in diversi stadi di lattazione, che tipo di algoritmo viene utilizzato? Vi riferite al confronto delle produzioni? Penso di sì. Maria Teresa? Sì. Sì, allora in realtà non viene utilizzato un algoritmo, nel senso che viene utilizzato il dato che ci arriva dalla sala di mungitura, cioè non è un'analisi, ma è un confronto sul dato esistente. Quindi gli animali. L'animale viene confrontato sulla base del dato, se stai facendo un confronto tra i vari animali sulla base del dato dei vari animali, o se stai facendo un confronto temporale, la prima lattazione, seconda lattazione, quindi un confronto in questo senso, vengono confrontati i dati della lattazione precedente con quelli della lattazione successiva. Dammi un cenno, Maria Teresa, per farmi capire che ho capito quello che mi stavi chiedendo, soprattutto. La prendo Maria come Teresa, silenzio assenso. magari sta scrivendo meglio la domanda o Ah, qualche commento. ok. Ok, passo alla successiva. La schermata dell'andamento delle cellule somatiche esiste anche per quantità latte, grasso, proteine, per vedere l'andamento del soggetto nel tempo. No, allora, aspetta, vediamo se ce l'ho ancora aperta qui. Non questa, ma quella nel tempo, mi dicevi, giusto? Quindi questa, le cellule somatiche degli ultimi 2 anni, no, esiste solo per le cellule somatiche. Perché questo? Perché tutta questa parte dell'analisi cellule, se vi ricordate, ma figuratevi, non è un problema se non ve lo ricordate, è sotto la parte salute e trattamenti. Quindi questa parte in realtà nasce a scopo di analisi dal punto di vista sanitario più che produttivo. Perché immaginavo la domanda successiva, perché esiste per le cellule somatiche e non per gli altri valori, e fondamentalmente.
tipo di strumentazione in sala di mungitura, come potrebbe utilizzare questo programma, se lo potrebbe utilizzare. Esatto, grazie per il gancio, Irene. Questa situazione che vi sto mostrando, anche per avere un database con più dati, ovviamente è per il grafico. Vogliamo leggere un attimo la domanda di Romina, perché riguardava le cellule somatiche, quindi Sì. torno sulla parte delle cellule somatiche poi. Me la rileggi per favore, Irene, perché a Sì. me scompare o Marta, Sì. perché. Sì. Il grafico delle cellule somatiche di 2 anni è di massa. È di massa nel senso che è relativa, vedi che c'è qui sotto la data del controllo funzionale, quindi è relativa a tutti gli animali presenti in quel controllo funzionale. Ok, allora, quindi tornando al discorso precedente. Per motivi di completezza di database, ho preso il database di un allevatore che è collegato alla sala di mungitura. Abbiamo anche situazioni di allevatori non collegati alle sale di mungitura, che quindi utilizzano il database che utilizzano il programma come promemoria proprio per i loro animali, sia per il singolo animale, sia per la mandria in totale, e quindi sicuramente all'interno hanno modo di mettere dati relativi alla riproduzione, quindi numero di vitelli nati, percentuale di nati mortalità, perché vedete c'è anche la possibilità di analizzare la percentuale della nati mortalità. Qui sicuramente tutta la sfera riproduttiva, come anche semplicemente la misurazione della vita produttiva del singolo animale. Perché, come vi dicevo, avendo la possibilità di inserire all'interno anche eventuali eventi sanitari effettuati, sia di routine come vaccinazioni che di emergenza come eventuali controlli veterinari, io posso proprio monitorare in generale sia la mia mandria che il mio singolo animale, come sta andando, quanto mi sta costando, eventualmente anche quanto mi sta rendendo, non avendo io i dati dai lattometri, ho la possibilità, se voglio, di inserirmi manualmente nel programma, semplicemente il dato relativo al latte venduto per mese, ad esempio. Quindi mi vado a inserire ogni mese. Ogni settimana, insomma, quanto latte ho venduto, e quindi anche lì ho modo di avere un mio piccolo registro delle attività che, anziché essere cartaceo, è sul mio PC, il che per certi aspetti me lo rende più agevole da utilizzare, soprattutto se voglio risalire a ritroso nella ricerca di alcuni dati. Dal momento in cui inizio a utilizzare il programma ti stocca i dati, e se lo utilizzo da 10 anni posso anche andarmi a vedere come andava la mia stalla 10 anni fa, vedere come va adesso, vedere come andava l'anno scorso. In termini di spese, in termini di numero di animali, in termini di fertilità dei miei animali. E vi dico che, come vi dicevo, la mia azienda nasce come azienda nel settore dairy, non a caso ho una vacca alle mie spalle, e vi dico che anche in ambito bovino esistono molti allevatori che utilizzano il gestionale non connessi alle sale di mungitura, semplicemente come registro dati, nudo e puro. Quello che prima segnavano sul quaderno o sulla lavagna, adesso se lo segnano sul PC, e ce l'hanno anche e soprattutto sul cellulare. Quindi Dati. sostanzialmente Ah, abbiamo scusa. tre livelli di utilizzo, per riassumere un po' il tutto. Chi ha sia chi fa i controlli funzionali che ha anche i sistemi di monitoraggio in sala, diciamo, ha l'utilizzo completo con tutte le funzionalità.
Poi c'è quell'allevatore che fa solo i controlli funzionali e quindi potrebbe importare i dati all'interno del sistema, ma non ha nessun tipo di monitoraggio diretto in sala di mungitura. E Esatto. poi c'è l'ultima categoria, non per ultima, però come terza categoria, che è quell'allevatore che non fa i controlli funzionali e non ha nessun tipo di monitoraggio in sala, che lo potrebbe utilizzare come registro, quindi al posto di scrivere sui Esatto. fogliettini di carta, avere tutto riunito in un unico programma, per riassumere un po' il tutto. Esatto, e anche per collegarmi alla discussione fatta con Valeria prima, che era molto interessante sulla parte del pedigree, Valeria diceva, io mi segno e ci ho segnato il pedigree di ogni animale, giusto? E in particolare, come diceva lei, in situazioni in cui uso il becco da monta, devo andare a controllare il discorso della consanguinità. Ecco, qui diciamo che il pedigree te lo costruisci man mano che hai la riproduzione di una determinata capra, di un determinato capo, quindi hai il rapporto di parentela che il programma ti crea in automatico perché sei segnato che le caprette 31 e 32 sono figlie della 12, tu questa informazione ce l'avrai sull'animale 12 che ha partorito la 31 e la 32 e ce l'avrai sull'animale 31 e 32 che avrai la madre e il padre segnato dentro, quindi automaticamente il programma ti crea il pedigree di ogni animale e faccio sempre il mea culpa, è vero che poi te lo devi andare a rivedere singolarmente, ma ce l'hai già lì creato, cioè te lo devi andare a vedere, ok, ma te l'ha creato lui, non sei tu che ti devi andare a segnare, ok, o a ricordare che la 31 è nata dalla 12 col quale avevo usato il becco Giorgio, quindi attenzione, ce l'ho scritto lì, anche sotto forma proprio di alberello. Come accessibilità e utilizzo sono identici, diciamo, la PC e l'app, cioè si può usare in modo interscambiabile. Sì, allora l'inserimento dati e la consultazione dati è identica, solo che ovviamente questa che vedete è quella da computer e sul cellulare sarà formato schermo del cellulare. Quello che sul cellulare non hai sono gli strumenti di analisi, cioè ad esempio quel grafico che vi ho fatto vedere sulle cellule somatiche, che è un'analisi che il programma ha fatto dei dati, quello sul cellulare non lo riesci a vedere perché immagina quanto piccolo lo vedresti, cioè. No, quindi questa schermata la vedi, puoi andarti a inserire le asciutte, le gravidanze, le inseminazioni, i parti, puoi andarti a vedere l'albero genealogico, appunto puoi andarti a vedere la scheda animale, quanto ha prodotto, eccetera. La parte analitica te la vedi dal PC. Non può esistere l'app senza programma su PC. Può esistere il programma su PC senza app, volendo, Certo. ma l'app non ha un costo aggiuntivo, è uno strumento, insomma, presente di default. Ok. Maria Teresa ha riformulato la domanda. Allora, per valutare la produttività di una capra potrebbe essere utile confrontare gli animali allineandoli in qualche modo. Esempio, una primipara e una pluripara. Una settimana dopo il parto non possono essere confrontate senza un coefficiente di allineamento. Il mio obiettivo è capire la migliore produttrice. Quindi stadi di dilattazione diverse o età diverse e confrontarle in modo oggettivo. Questa è una domanda, Maria Teresa, giusto l'ha fatta? Sì. Maria Teresa, è molto interessante e mi viene da sorridere perché in realtà noi abbiamo in ambito bovino, cioè nel nostro programma bovino, esiste uno strumento che si chiama picco di produzione standard che appunto ti confronta gli animali tra di loro eliminando i fattori contingenti. Quindi praticamente ti calcola la produttività dell'animale reale, il potenziale produttivo di quell'animale e purtroppo non abbiamo importato il sistema in ambito caprino perché per questioni di programmazione, insomma, che non riguardano da me per il lato sviluppatori. Non escludo che venga importato, però al momento non lo abbiamo. Al momento il confronto. Allora, il programma A, non vi ho fatto vedere questo strumento che si chiama generatore liste, che vi dovete immaginare un po' come un foglio pluripotenziare di Excel. Quindi io posso mettere all'interno i dati che voglio, non so,
per esempio il numero animale, la matricola, e basandomi sulla produzione posso andarmi a calcolare il... Aspetta, fammi pensare. Posso andarmi a confrontare in base ai giorni di lattazione, non so, i chili di latte prodotti. Fammi pensare come... Comunque vedete che qui ci sono una serie di strumenti, di dati fondamentalmente. Quindi io decido quale animale confrontare, sulla base di quali parametri confrontarli, e il programma mi crea una griglia. Ora ve lo faccio vedere, aspetta, vediamo. Lattazione corrente, chili di grassi, chili di proteine. Se vi faccio veramente un esempio. Qui posso decidere se confrontare, vedi, gli animali. Facciamo che io voglio solo gli animali di primo parto. Vedi che qui è diminuito il numero di animali, è diventato 25. Se io invece facessi così, vedi, varia. Pure qui voglio tutte le pluripare, facciamo che voglio solo quelle di secondo parto. Qui posso decidere anche di introdurre lo storico. Quindi di avere un confronto anche con quegli animali che al momento non sono più nel mio gregge, perché ho venduto, perché sono morti, perché eccetera, eccetera. Facciamo che voglio solo quelli della situazione attuale. Avanti, numero di colonne, fine. E io posso crearmi, quindi, come ti dicevo, questo foglio pluripotenziale in cui ho tutti gli animali e le loro produzioni. Vedi, qui ho una serie di liste che questa azienda, guarda, utilizza. Non le apro per questioni di privacy. Vedi, per esempio, loro hanno creato questa lista produzioni dal giorno XX ad oggi, produzioni dall'ultimo parto. Vabbè, questi hanno calcolato per esempio i tassi di riforma. Hanno calcolato la lattazione lunga, nuova, non so. Immagino a seguito di cambi di alimentazione, eccetera. Quindi comunque questo strumento ti permette di fare confronti di animali tra loro anche nel tempo, oltre al menu di cui ti parlavo, che è... Non so perché non è corretto. Dove hai, aspetta che sposto un attimo questo, dove hai, vedi, la media a 7 giorni dei tuoi animali e hai sulla lattazione corrente le produzioni a media a 50 giorni, a 100, a 150, a 200, a 200, quindi nei vari periodi, stadi di lattazione. Tutti questi stadi, questa parte qui degli stadi di lattazione è personalizzabile in questa parte delle proprietà, quindi puoi scegliere quante colonne avere e puoi scegliere, puoi personalizzare. Non voglio il confronto a 200 giorni, ma lo voglio a 210 giorni di lattazione, faccio per dire. Non voglio 6 colonne, ma ne voglio 7, 8, quante ne voglio o ne voglio meno. E ti confronti gli animali. Si è caricato, vedi, adesso ti ha calcolato questo 210, che è quel valore che abbiamo aggiunto adesso. Quindi in questo caso vedi, hai gli animali con delle date parto assolutamente diverse. Quali sono state le loro produzioni, le loro medie a 7 giorni, le loro produzioni a 50, 100, 150 e 210 giorni? Non ho idea del perché non sia tradotto in italiano in questo momento, nella mia versione era il menu 2.15. È la produzione totale basata sui giorni in mongitura, days in milk. Qui hai anche altri filtri, vedi, prima, seconda lattazione o tutti gli animali del tuo gregge. Non so se sono riuscita. Ah, ok, perfetto, grazie a te per la domanda.
sono altre domande? Fatele pure a voce, che è più facile forse. Se vedo fare una selezione di capre in base alle capacità produttive, tiene in considerazione tutta la vita della capra o solo di un periodo? Per quanto riguarda un'analisi dell'animale, un'analisi produttiva, Sì. tiene conto della lattazione corrente. Se è un animale, se è una pluripara, puoi decidere nella scheda animale di andarti a vedere le produzioni. Vediamo una pluripara. Vabbè, questa è una alla seconda lattazione. Puoi andarti a vedere anche le produzioni. Allora, questa è la produzione corrente e queste sono le lattazioni, quelle concluse. Vedi che hai la lattazione che si è conclusa del marzo 2023, quindi la sua prima lattazione, e poi hai quella corrente, non fare caso al 305, e hai quella corrente che ovviamente non è ancora conclusa, è ancora in corso. E quindi hai i dati, ovviamente, i chili di latte. Vengono dalla sala di mungitura. I valori come grasso, proteine, eccetera, vengono dai controlli funzionali qualora tutti gli importi all'interno. Scusi, posso fare una domanda? Certo. Niente, noi se dobbiamo scegliere, per esempio, per fare una fecondazione artificiale, scegliere su 250 animali 10 animali. Io cerco le migliori produttrici. Mi dà un elaborato di tutta la vita della capra? Oppure mi prende, per esempio, se io ho una capra che ha fatto 4 anni 8 litri e l'ultimo anno mi ha fatto metà, però geneticamente è ottima, l'ultimo anno per qualche disturbo non mi ha fatto la produzione, io là potrei tirarmi fuori un becco, tirar fuori genetica. E posso vederlo questo oppure mi tiene in considerazione solo un ultimo periodo? Perché adesso qualsiasi leva, questo dato non lo trovo. No. Io se ho bisogno devo farmelo a mano. No, allora tiene in considerazione tutta la storia, tutta la le, anche se è una al quarto parto, No, hai perché tutto. intendevo, mi scusi, intendevo, io preferivo una schermata in cui mi dà un indice di produttività dell'animale e metterla dalla migliore alla peggiore dell'allevamento, cosa che non posso confrontare per il momento. Allora, hai questo dato, ammesso che tu abbia, come dire, il programma da 4 anni. Nel senso, aspetta, andiamo a prendere una pluripara, una un po' più. Aspetta, eh. Voglio prendere un animale un po'. Allora. Per esempio, io qua ho un animale all'ottava lattazione, vedi? Allora, io non credo che però di questo animale, se io ora vado a vedere all'interno della scheda lattazioni, io non credo di avere tutte, vedi? Ho solo le ultime tre, perché in particolare questo cliente utilizza il programma dal 2021. Quindi, potenzialmente la risposta è sì. Hai all'interno i dati di tutte le sue produzioni precedenti, ammesso che tu stia usando il programma da abbastanza tempo, perché ovviamente Sì. comincia. Ma devo sempre cercare animale per animale, No, no, non no, mi fa una schermata no, tramite dalla il gener... migliore alla peggiore. no, tramite il generatore liste ti puoi creare la lista doc, però voglio che sia ben chiaro il concetto che il programma comincia a collezionare i dati nel momento in cui tu cominci ad utilizzarlo. Non ho modo di Sì. portarmi dentro lo storico dell'animale. No, ma se io lo metto in attività adesso e Sì. voglio tirarmi fuori questo dato fra 3 anni e voglio Riesci. vedervi lo storico di 3 anni precedenti, mi fa una lista dalla meglio alla peggio dell'allevamento. Ti fa una lista e le colonne tu te la puoi aggiustare dal valore più alto al valore più basso come le colonne di Excel. Quindi ti Ok. personalizzi ti fai la lista e poi ti personalizzi il valore
valore crescente o decrescente della colonna. Però hai modo di, sì sì, metti, non so, lattazione 1, lattazione 2, lattazione 3, lattazione 4. Ok. Se non ci sono altre domande, avevo io una domanda che è una mia curiosità personale a voi presenti. Tra i presenti c'è qualche allevatore che ha sala di mungitura con i lattometri, e se sì, e vi va di dirlo, che brand, che marca di sala di mungitura avete? Se non vi funziona l'audio, potete scriverlo tranquillamente in chat. Se vi va ovviamente di rispondermi, era giusto la mia curiosità per Dairyplan. Grazie. Dairyplan, sì. Grazie Giuseppe. Sì, col Dairyplan ci colleghiamo tranquillamente, l'avevo messo anche nelle slide, non so se ti ricordi. E Giuseppe, quanti animali mungi nel con il Dairyplan, con la sala GEA? Se ti va sempre di... Ok, grazie. Quindi se ci pensi, una situazione molto sovrapponibile a quella che ti sto facendo vedere. Sì, 439, sì, praticamente identica. Le risposte non arrivano. Ti faccio io una domanda che magari può essere d'aiuto per tutti. In azienda lavorano due fratelli. L'applicazione può essere scaricata sui telefoni dei due fratelli e poi tutti i dati convogliano nel gestionale, nel software, diciamo, su PC? Assolutamente sì. L'applicazione può essere scaricata su quanti cellulari si vogliono. Dopodiché, adesso qui non va perché, come dicevo, siamo in un ambiente demo. Cliccando su questo cellularino si apre un QR code che corrisponde a questo database, quindi ogni database avrà il suo QR code, lo inquadro col cellulare, quindi sincronizzo il mio cellulare a quel database. Posso sincronizzare il mio 1, 2, 10, creo vari ID e sincronizzerò quanti dispositivi voglio, cellulari o tablet che siano. Spesso l'app ce l'ha più di uno e installa, quasi sempre. Ci sono situazioni in cui anche il veterinario ha l'app e poi si guarda il database del cliente. Ovviamente su approvazione del cliente. Vuoi spiegare un pochino come avviene l'acquisto, l'abbonamento? L'adesione, diciamo. Sì, allora, il programma prevede un pagamento su base mensile, il cui costo varia fondamentalmente in base alla grandezza della mandria e al numero di sistemi collegati, ma in ambito caprino di solito c'è solo la sala di mungitura, se c'è. Come vi dicevo, l'app non ha un costo aggiuntivo, così come anche l'eventuale collegamento con si alleva importazione dei controlli funzionali non ha nessun costo aggiuntivo. Quindi l'abbonamento è mensile, un po' come quello a cui siete abituati con Netflix o con Sky, che dir si voglia. La disdetta prevede la comunicazione con 3 mesi di preavviso, quindi ce la date oggi, tra 3 mesi non pagate più. L'acquisto avviene tramite Uniform Agri in maniera diretta, abbiamo diversi distributori sul territorio, di solito noi ci orientiamo quando un cliente è interessato, cerchiamo di capire se è già cliente di
qualcuno dei nostri distributori. Se così fosse, lo riferiamo al distributore, altrimenti l'acquisto può venire anche in maniera diretta, direttamente da Uniform Agri. Comunque sul nostro sito internet trovate i riferimenti, tutti i riferimenti a Uniform Agri Italia. Una volta che io l'acquisto, ho la possibilità di essere seguito magari le prime volte o comunque nell'importazione dei dati da qualche tecnico, insomma da qualcuno che mi aiuta a gestire meglio e ad utilizzare al meglio il programma? Sì, assolutamente sì. L'acquisto prevede dei training di formazione, quindi una spiegazione un po' più approfondita rispetto a quella che vi ho fatto io adesso. E l'abbonamento mensile, chiamiamolo abbonamento, comunque il pagamento mensile prevede un'assistenza illimitata, quindi il cliente può chiamarci, scriverci una mail, insomma tutte le volte di cui dovesse aver bisogno e per qualsiasi argomento e insomma io e il mio collega o anche gli altri colleghi qualora noi non fossimo presenti siamo sempre a disposizione, sempre. Orari lavorativi, diciamo la mattina di Natale del 25 forse non vi rispondiamo, dipende. Il 27 mattina vi rispondiamo. Il costo, avevo visto una domanda di Valeria sul costo. Sì. Il costo varia a seconda della grandezza della mandria. Ci sono degli scaglioni di prezzo che vanno da 0 a 60 animali, i primi scaglioni sono più ravvicinati, poi da 60 a 250, insomma ci sono degli scaglioni fino ad arrivare a oltre 5.000 animali in mungitura, vengono presi in considerazione gli animali in mungitura, quindi in produzione, e a seconda della grandezza della mandria c'è un prezzo mensile a due cifre. Romina, 250 animali senza collegamento ad altri sistemi? E cosa intendi per collegamento ad altri sistemi? I lattometri, ad esempio. No, non abbiamo i lattometri collegati, abbiamo solo da inserire i dati del Sialleva, praticamente. Che non ha un costo aggiuntivo, come ti dicevo. Mi autorizzi a farmi dare la tua mail da Irene e Marta e ti mando un prospetto dei costi? Sì, assolutamente, se non si può dire adesso, va bene. Ok, grazie. Ti mando una mail domattina. Adesso, stasera okay. Faccio fatica, domattina ti mando una mail. Va bene, anche dopo domani, nessun problema. Grazie. Io di nuovo una domanda. A fronte di quello che ci siamo detti oggi e del fatto che alcune cose che ho sollevato non è la prima volta che vengono sollevate, c'è intenzione di integrare nel programma altre cose o rimarrà così? No, il programma viene, tutti i nostri programmi software vengono aggiornati di media una volta ogni due mesi, cioè c'è la, scusami mi sono distratta perché era arrivata un'altra domanda, ci sono degli aggiornamenti periodici che sono assolutamente inclusi nell'abbonamento di cui parlavamo prima, non hanno un costo aggiuntivo e che prevedono anche l'inserimento di nuovi menu, insomma, prevedono una serie di cose migliori che vanno dal fix di bug se esistenti all'aggiunta di nuovi menu a varie altre cose. Diciamo che molto dipende dagli input che arrivano dal territorio, dai nostri clienti e dalla nostra esperienza nel settore in questione. Non nascondo, e l'ho detto anche dall'inizio, che nasciamo più di 30 anni fa nel settore dairy e ci sentiamo molto performanti in quel settore. Sul settore goat restiamo umili, stiamo crescendo piano piano anche e soprattutto sulla base dei,
dei nostri clienti e degli input che ci suggeriscono, quindi sono sempre assolutamente ben accetti e ti ripeto, ti ho ringraziato già prima, grazie per aver risollevato la questione. Sappi che alla fine di questo webinar seguirà, ma come di qualsiasi riunione che faccio, seguirà un mio report in azienda e sicuramente uno dei punti che metterò in grassetto sarà la genetica e la consanguinità. Esatto, è comodo, anche perché andare a guardarseli, cioè sinceramente possiamo fare gratuitamente su AstroNap a guardarci la genetica. Hai ragione. Sì, assolutamente, assolutamente. Sai cosa, Valeria, proprio banalmente parlando, quando hai 17.000, 18.000, 20.000 clienti bovini che e di questi 20.000, 5.000 ti parlano di una cosa, è più facile poi, insomma, portarla all'attenzione degli sviluppatori. Purtroppo nel mondo, la nostra azienda in ambito Vicaprino non ha questi numeri e quindi gli input arrivano un po' più lentamente perché abbiamo ancora un pacchetto clienti a meno cifre, ecco. Quindi assolutamente sono assolutamente felice del fatto di poter riportare degli input. Anche se non sei ancora cliente, magari lo sarai nel futuro prossimo, però sicuramente è un input interessante quello che hai dato e ti ripeto, non sei la prima. No, io lo spero di poter diventare cliente, sinceramente, perché avere un gestionale è, secondo me, comodissimo. Bene, mi fa piacere. Rispetto a come viviamo al momento, quindi... Sì, ecco, partiamo sempre da quanto anche detto prima, l'idea di avere un gestionale serve, cioè noi lo sviluppiamo con l'idea di facilitare la vita all'allevatore e non di complicarla, benché adesso in questa retta io vi abbia fatto vedere mille cose e insomma magari vi sono sembrate anche, oh mio Dio, da pensare nel quotidiano. Lo scopo è proprio quello, è quello di rendere il quotidiano più semplice e di rendere il lavoro dell'allevatore più sostenibile. A me piace quella parola sostenibile che ho messo nelle slide. È sostenibile anche la qualità di vita. Se impieghiamo meno tempo a registrare i dati dei nostri animali e li registriamo in maniera più efficiente, magari in 10 minuti e non in mezz'ora a scrivere sul registro, abbiamo 20 minuti in più per farci una doccia, guardarci una serie TV, chiacchierare con nostro marito, qualsiasi cosa, e ne va della qualità della nostra vita. Questa è una mia aggiunta personale. Concordo. Marta, era arrivata prima un'altra domanda che però non ho fatto in tempo a leggere del tutto. Credo ci sia qualcun altro interessato ad avere sì, un... Sì, me la sono segnata, ma comunque appunto manderemo anche il tuo indirizzo mail così possono... Esatto, io comunque Marta e Irene, se mi autorizzate magari almeno per chi ha espresso un chiaro desiderio ad avere maggiori informazioni, mi faccio passare le vostre mail e vi mando una mail, insomma, con un po' di informazioni in più e con una scheda, con una griglia sui prezzi e con eventualmente dei link alle nostre pagine, così da poterne sapere qualcosa in più, essere aggiornati su eventuali offerte, eccetera. Ok. Ci sono altre domande o osservazioni, dubbi? Posso fare una domanda? Sì, certo. Prima parlavi dell'utilizzo anche da parte del veterinario di questo strumento. E nell'eventualità che ci siano più consulenti all'interno di un'azienda, quindi alimentarista, veterinario, hanno la possibilità di vedere in toto il programma o è previsto un link particolare per il consulente? Allora, in ambito bovino abbiamo una versione consulente, in ambito caprino non ancora, perché anche lì il mondo dei consulenti ovicaprini è un mondo a cui ci stiamo affacciando adesso.
Ti dico quello che succede nella pratica adesso. In alcuni casi, come ti dicevo, si scaricano anche loro l'applicazione e la collegano al gestionale del cliente, però sai che l'applicazione ha dei limiti, come ti dicevo, i dati analitici non sono, non, le parti analitiche non sono visualizzabili, quindi o vanno, quando vanno dal cliente, smanettano sopra, oppure esiste un programmino che non so se conoscete, si chiama TeamViewer, che è un programmino gratuito, che praticamente ti permette di inserire ID e password del computer del tuo cliente, funziona tramite internet, e tu puoi accedere al computer del tuo cliente. Cioè, lo usiamo anche noi quando dobbiamo fare assistenza da remoto. Tu, Sabrina, avrai il tuo TeamViewer che avrà l'ID 999 password capre.it. Me le fornisci e io dal mio TeamViewer posso accedere al tuo computer e anche muovere il mouse, insomma, vedere i tuoi dati, accedere ai vari menu, eccetera. E ti dico che è un programmino che usiamo anche noi quando dobbiamo fare assistenza da remoto, per aiutare il cliente, non so, qualsiasi cosa ci dice, ma grafico della produzione latte si è interrotto, cosa è successo? Oppure non so, mi è saltato, non vedo più l'icona del programma, cosa è successo? Quindi per un pronto intervento, diciamo, passaci il TeamViewer, accediamo al computer e risolviamo l'eventuale problema. E molti consulenti lo utilizzano ai fini di consulenza e di analisi dati. Non so se lo conoscevi. Sì, conosco perfettamente. Perfetto. L'ho Sì, anch'io, in guarda, qui, quel eccolo qui. caso Ecco. l'allevatore deve essere collegato in quel momento al computer e tu automaticamente accedi al suo computer. Sì, diciamo che non è la cosa indispensabile che abbia internet. Non necessariamente deve essere presente al PC perché spesso, vedete la mia paginetta TeamViewer qui? Sì, Per esempio, vedo. io non ho una password fissa, ho una password che vedi cambia in continuazione, però a volte i clienti impostano una password fissa, per esempio capre.it, e il consulente la conosce, quindi non ha bisogno di dover ogni volta chiedere le credenziali di accesso al cliente. Ovviamente tutto questo nel rispetto della privacy del cliente, ma se è il tuo consulente immagino ci sia un rapporto di fiducia alla base che va al di là. Ecco, una cosa a proposito di privacy che ci tenevo a dirvi, perché la mia azienda, in quanto azienda olandese, ci tiene tanto a questo argomento, è la privacy dei dati. I dati che voi inserite nel software sono vostri, non sono nostri o dell'associazione allevatori o di nessun altro, sono assolutamente vostri, per cui tutte le volte che c'è bisogno di condivisione sia con noi per questioni di assistenza che col vostro consulente, tutto il programma chiede sempre conferma del fatto che il cliente voglia condividere i propri dati. Ecco, questo perché i dati sono di un valore immenso e la mia azienda ci tiene a sottolineare che non sono di nostra proprietà, ma vostra. Vostri gli animali, vostri dati. A qualcuno è venuto in mente qualche altra domanda? C'è già qualcuno che in chat ha scritto che sarebbe interessato a Ho visto. ricevere informazioni, quindi poi Poi ragazze, chiederemo tutti sì, i sapete. contatti. Esatto, sapete voi, magari mettetemi giusto accanto alla mail il nome della persona così so a chi riferire la Sì, mail, certo. nome e cognome, così so a chi riferirla. Se Non non so. ci sono. Prego, Maria Luisa. No, no, spero solo di essere stata chiara e di aver risposto in maniera esaustiva alle vostre domande, ecco. Beh, sicuramente è stata una serata dal nostro punto di vista interessante, ma soprattutto innovativa, perché per noi è stata insomma, la
la prima volta di un incontro del genere dove abbiamo mostrato in diretta il funzionamento di un gestionale e quindi sicuramente è stato uno spunto utile e interessante al di là di poi se ci sarà qualcuno che è davvero interessato o meno a proseguire con Uniform. E quindi insomma sicuramente grazie a Maria Luisa e grazie ad Uniform per questa proposta che ci hanno fatto e per questa iniziativa, che appunto abbiamo reputato molto, molto interessante per tutti gli allevatori, ma anche per, insomma, per i tecnici, per vedere un po' quello che è disponibile sul mercato. E niente, quindi innanzitutto ringraziamo tutti voi che avete deciso di partecipare e di restare con noi questa sera. Se avete qualsiasi tipo di domanda o magari vi viene in mente anche nei prossimi giorni un qualcosina che non avete capito, vi lasceremo la mail di Maria Luisa, quindi potete contattarla direttamente, quindi poi provvederà lei a rispondere a tutti i vostri dubbi. Per coloro che sono interessati appunto a ricevere eventuali costi, manderemo poi i vostri contatti a Maria Luisa, che vi ricontatterà direttamente anche in questo caso lei. E niente, per qualsiasi cosa noi siamo qui. Vi ricordo che maggio è un mese ricchissimo di appuntamenti. Potete trovarli sia nel calendario sul sito che sui social, e appuntamenti sia online che in presenza, e insomma che vanno a coprire un po' tutti gli ambiti e tutti i possibili interessi. Quindi insomma andate a sbirciare cosa c'è. E auguriamo a tutti voi una buona serata e grazie ancora per essere stati qui con noi. Ciao! E grazie a Irene e Marta per aver reso questa cosa possibile, perché questa è la verità, siete stati voi ad averla resa possibile, quindi grazie, grazie mille di avermi messo a disposizione la vostra platea, la vostra piattaforma e tutto. Grazie. Grazie a te. Ciao a tutti, Buona, buonanotte, buonanotte, ciao a buonasera, tutti. Alla prossima, buonanotte. noi Marta e Irene, noi ci sentiamo Sì, poi con calma. va Ciao a bene. tutti. Allora, Ciao a tutti. io Ciao. termino la condivisione Ah, e... Giuseppe, una domanda. Ah sì, vai Sì, Giuseppe. prego. Giuseppe, hai alzato la mano? O era un saluto? Mi sa che era un saluto. Ok. Ciao a tutti. Ok. Grazie a Ciao. tutti. Ciao. Ciao. Grazie, buona Ciao. serata a tutti, grazie. Ciao.